La prima traccia che ho sentito fu il lancio della Luna, con il video pure che mi lasciò molto impressionato, perché insomma non era proprio nei canoni del rap italiano che stava andando in quel momento. Primo impatto, Mauri sicuramente ti lascia qualcosa, comunque te lo ricordi per forza, poi se lo risenti lo riconduci, o comunque quando lo senti la prima volta ha un'impronta sua e è riconoscibile, diciamo, è uno di quelli che quando parte o senti un pezzo lo riconosci al volo, insomma non è che ti puoi fare tanti viaggi su chi può essere. Io non avevo mai suonato una band sul palco, sinceramente l'effetto è diverso rispetto a quando c'è il DJ con la base, senza nulla togliere ovviamente a chi ti produce il beat, però sentirlo appunto risuonato dal vivo con gli strumenti è un'altra cosa. Allora, una volta Mauri mi ha mandato su WhatsApp la foto di due camicie bruttissime e mi ha chiesto quale fosse la più brutta, così.